Buona serata dalla redazione del TG Ten, in primo piano i conti degli enti locali. Partiremo con la denuncia del presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, che dice quest'anno abbiamo perso in bilancio qualcosa come oltre 10 milioni di euro, così diventa difficile poter programmare tutta una serie di servizi e batte cassa anche il sindaco di Belvedere, che si dice però più ottimista, anche se ammette sono tempi di magra per tutti i municipi del sud. Adesso i titoli del nostro telegiornale. 10 famiglie in preda alla disperazione occupano un gruppo di case realizzate dall'Aterp a Castrovillari da oltre 10 anni e mai consegnate. Abitazioni divenute ormai fatiscenti, in cui manca di tutto, dalle porte alle fogne. Non abbiamo lavoro né soldi, dicono, qualcuno ci aiuti. Il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, lancia l'allarme. Quest'anno mancheranno dal bilancio 16 milioni di euro, così diventa ingestibile. Appello a Monti, intervenga subito. Belvedere Marittimo alle casse vuote, ci sono troppi debiti e poche entrate. Il sindaco spiega, è una situazione simile a molti altri comuni. Il taglio dei trasferimenti statali ci ha fortemente penalizzato, ma assicura, ce la faremo. La regione aveva promesso un intervento celere, ma sono passati anni e le cupole di Cosenza continuano a giacere nel degrado e nell'abbandono. Il luogo è diventato un rifugio per sbandati tra sporcizia e insicurezza. Centinaia di chiamate alle forze dell'ordine. Che cosa è successo al mio computer? Compare una falsa schermata della polizia postale e una scritta: se vuoi liberarlo, il tuo PC paga 100 euro. Una truffa organizzata attraverso alcuni siti che possono essere cliccati anche involontariamente. Debutto con successo per la Fiera di San Giuseppe a Cosenza. I cittadini piacciono la nuova ubicazione e l'utilizzo dei mezzi pubblici gratis. Domani giornata qui. Le 19:32, di nuovo buona serata dalla redazione del TG Ten. Nel primo servizio la decisione di un gruppo di giovani coppie di Castrovillari che hanno deciso di occupare 10 appartamenti di proprietà dell'Aterp, ultimati da un decennio ma mai assegnati alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Non ci sono allacci, le strutture sono ormai fatiscenti, colpa del tempo che è passato, ma dicono le famiglie al momento è l'unico tetto che abbiamo trovato, da qui non possiamo andarcene, sentiamo. 10 famiglie, 8 bambini, il più grande ha 6 anni, il più piccolo ha 2 mesi, vivono da abusivi in questo plesso nel centro storico di Castrovillari, immobile dell'Aterp di Cosenza, lavori fermi da ben 7 anni. Loro, presi dalla disperazione, lo hanno occupato a settembre dello scorso anno. Le condizioni, come documentano le immagini, non sono delle migliori. Umidità, mancanza di fogne, mancanza di energia elettrica, mancanza di metano. Loro lo sanno che sono abusivi, che hanno fatto una cosa che non andava fatta, ma presi dalla disperazione, così come ci racconta la signora, si sono uniti e hanno occupato. Ci stanno un po' tanti problemi qua, stiamo sbattendo testa di quel giorno che siamo entrati, però nessuno ci aiuta, si dicono sempre sì, però siamo sempre stati presi per fessa e sono state costrette a entrare. E so che c'è un'altra famiglia, pure il signore là che ha parlato prima, c'è lo stesso trattamento, ci stanno altre famiglie che erano sopra la strada e non potevano pagare casa. E io spero che il sindaco o la regione o qualcuno ci aiuta. Il disagio è che ci sono anche i bambini piccoli che noi non possiamo neanche comprare da mangiare, non tanto per noi, ma per i bambini, per avere una sistemazione ai bambini. Siamo disposti anche ad andarcene noi, però purtroppo questo ancora non è avvenuto. Noi l'unica cosa che vogliamo, come vivono le altre gente, tranquille, felici con tutti i bambini. Questa la voce che arriva da Castrovillari, altro grido d'allarme lo lancia il presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, per i conti dopo i tagli operati dal governo nei trasferimenti statali agli enti locali. Mancano in cassa 16 milioni di euro, dice Mario Oliverio, così diventa impossibile poter programmare tutta una serie di servizi. Il premier Monti dovrebbe occuparsi di questo, sentiamo.
La programmazione economica finanziaria 2012-2014 è stata al centro di una conferenza stampa tenuta dal presidente della provincia di Cosenza, Mario Oliverio, che ha lanciato l'ennesimo grido di allarme contro i tagli agli enti locali. Nel 2012 mancheranno 16 milioni di euro. Noi abbiamo avuto lo scorso anno 12 milioni di tagli sul bilancio del 2011 e quest'anno si aggiungono ai 12 milioni altri 16 milioni di euro. Quindi complessivamente abbiamo un taglio di 28 milioni di euro, che è circa il 25% del bilancio. È una situazione abbastanza pesante, perché si comprende benissimo che 25 milioni di taglio su un bilancio di poco più di 100 milioni di euro costituisce una fetta importante che viene meno di risorse alla disponibilità di una grande provincia come la nostra. Sulla provincia ricade la responsabilità delle strade, delle scuole e della protezione ambientale. Come si farà a far quadrare il bilancio davvero non si sa, ha detto Oliverio. Si deve certo ridurre la spesa corrente, ma non si possono eliminare gli investimenti. Gli investimenti costituiscono la leva, l'unica leva sulla quale agire per rimettere in moto l'economia. E riteniamo che non consentire agli enti locali questo è un errore, un grave errore. Difficile far quadrare i conti, lo abbiamo sentito nel servizio, diceva il presidente della provincia di Cosenza Mario Oliverio, e gli fa eco anche il sindaco di Belvedere Marittimo Granata, che sottolinea è un momento particolare un po' per tutti i municipi dopo la decisione di dare una bella sforbiciata ai trasferimenti da parte dello Stato centrale. Isabella Roccamo. Il comune versa in una drammatica situazione finanziaria, questo quanto affermato dal revisore dei conti del comune di Belvedere Marittimo, che ha parlato di una situazione difficile data da debiti fuori bilancio per milioni di euro, aumento delle spese ed entrate quasi nulle, parole che hanno creato allarme e preoccupazione. Ma se così stanno davvero le cose, l'ente comunale potrebbe essere ad un passo dal dissesto? Lo abbiamo chiesto al sindaco. Se allarmismi non ci sono, perché ci sono in tutti i comuni queste difficoltà di cassa. Il sindaco tuttavia non nega le difficoltà. In una situazione, date le ristrettezze anche di trasferimenti nazionali, e gli oneri derivanti dalla Bucalossi, cosiddette, diciamo, gli oneri di urbanizzazione, di costruzione, sono notevolmente diminuiti, perché chiaramente si costruisce meno, quindi le entrate quali sono? Quello dell'ICI per quanto riguarda e le abitazioni che ci sono, quelle della cosiddetta unione di urbanizzazione e costo di costruzione. Per quanto riguarda le entrate dei ruoli di acqua, tarso, quelle sono a pareggio, quindi il comune teoricamente non ci dovrebbe lucrare, quindi quello che entra esce. I debiti del comune però non sono pochi, ci sono quelli verso il commissario delegato per l'emergenza del settore dei rifiuti urbani, nei confronti dell'Enel, della Sorical, da qui la riduzione del volume d'acqua potabile erogata dalla stessa società. Allora, come farà il comune a pagare tutti i fornitori? I pagamenti per quanto riguarda l'acquisto dell'acqua alla Sorical, per il commissario per l'emergenza, sono diciamo, direttamente collegati a quelli che sono i pagamenti del cittadino. Come sappiamo c'è una difficoltà di incassare questi soldi in tempi utili, perché il cittadino talvolta, spesso a volte, o paga in ritardo oppure diventa addirittura moroso per questa situazione economica che c'è. Quindi noi dobbiamo poi calibrare i pagamenti a queste aziende, anche quello del depuratore, in relazione ai flussi di cassa che abbiamo dei pagamenti dei cittadini. Quindi noi stiamo facendo questi atti di transazione, quindi a pagarli pian piano che arrivano questi tributi. L'Università degli Studi della Calabria ha adottato oggi il nuovo statuto dopo la vicenda e le osservazioni da parte del Ministero nelle scorse settimane. Leggiamo insieme la nota che porta la firma del rettore dell'Unical Giovanni Latorre. Relativamente dice: alle questioni concernenti la metodologia di composizione del Consiglio di amministrazione e le norme transitorie, il rettore si è impegnato a tener conto delle osservazioni e delle richieste venute nel corso del dibattito e a favorire nel più breve tempo possibile i necessari adeguamenti in fase di elaborazione del nuovo regolamento generale dell'Ateneo. L'adozione decisa dal Senato questa mattina completa il lungo lavoro iniziato un anno fa dalla Commissione Statuto, il cui testo, dopo il recepimento delle osservazioni formulate dal MIUR, è stato licenziato dalla stessa Commissione
all'unanimità lo scorso 5 marzo e oggi è stato adottato il nuovo statuto. All'Arrendano di Cosenza gli studenti invece discutono dei 150 anni di storia dell'Unità d'Italia e di una questione ancora non risolta, quella meridionale, con un ospite d'eccezione, Ernesto Galli della Loggia, Rosalba Baldini. I meridionali antropologicamente diversi, la tesi di Cesare Lombroso, idea diffusa nell'opinione pubblica colta all'indomani dell'Unità d'Italia, due popoli, una sola nazione, il vento del divario che ha alimentato la spaccatura tra nord e sud e anche questione culturale, l'approccio alla rilettura della storia al teatro Arrendano, i giovani 50, le scuole calabresi coinvolte a confronto con l'editorialista del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia, in una iniziativa voluta dall'assessore regionale alla cultura Mario Caligiuri con il supporto del professor Daniele, per capire un problema mai risolto, la questione meridionale. I ragazzi si pongono domande e danno risposte. Una domanda che mi porgo è se è stata più un'annessione del sud oppure una conquista. La causa principale del nostro stato di divario è soprattutto il lassismo, il degrado civile delle coscienze che è stato alla base di molti comportamenti dei calabresi. Io credo che un incontro del genere sia attuale dal momento in cui noi siamo italiani e comunque ci troviamo a festeggiare i nostri 150 anni. Si parte dall'unità per arrivare all'Italia di oggi, che dice l'esperto ha un problema che è rimasto uguale nel tempo. In Italia c'è un problema storico di classi dirigenti. È troppo lungo, ma insomma il paese non riesce a scegliere dei governanti all'altezza anche delle sue aspirazioni, forse anche della sua realtà. Analisi di 150 anni in cui il paese è cambiato, la prospettiva dei giovani calabresi, curiosi, consapevoli, preparati, che hanno la forza dell'ottimismo. La storia insegna, il tempo insegna, ma noi siamo il grande futuro e quindi credo che la storia oggi siamo noi. E c'è un'altra questione molto più recente che ancora non è stata risolta. Nell'aprile del 2008 l'ultima edizione della Fiera Campionaria nel quartiere delle Cupole a Cosenza. Da allora sono passati oltre 4 anni, doveva essere realizzata una nuova area, così non è stato, nonostante gli impegni da parte della regione. Quella zona, quella delle Cupole, oggi è diventato luogo di rifugio per i senza tetto. Emilia Canonaco. Il 24 aprile del 2008 apre i battenti la 24esima edizione delle Cupole Geodetiche. Su internet è ancora pubblicato un comunicato stampa dell'epoca. 120 le aziende provenienti da tutta Italia che per 7 giorni metteranno in vetrina la propria merce. Così c'è scritto, insieme ad un'altra notizia. Sarà l'ultima esposizione ospitata in questo sito, visto che in cantiere c'è la costruzione di un nuovo e più moderno quartiere fieristico. 17 marzo 2012, a distanza di 4 anni, Cosenza sta ancora aspettando. Nel frattempo la vasta area che ospitava le grandi cupole bianche è stata posta sotto sequestro da parte della Procura Abruzia. Pare che le enormi strutture siano state costruite sopra una discarica di rifiuti nocivi. Il governo regionale aveva promesso, parlato di progetti, di fondi da stanziare, ma allo stato tutto è rimasto sul piano delle intenzioni. E così, a pochi metri dal centro città e sotto la luce del sole, le cupole geodetiche mostrano il peggio di loro. Chiunque può aggirarsi negli spazi ormai vuoti, del resto il cancello azzurro che un tempo era impossibile oltrepassare senza un pass o il biglietto appena acquistato rimane aperto giorno e notte. Qualcuno approfitta della mancanza di barriere e controlli per depositare rifiuti di ogni genere, dai vecchi elettrodomestici ai sanitari, in una piccola struttura di cemento, un tempo adibita a toilette per venditori e clienti. Alcuni sbandati hanno allestito un rifugio di fortuna. Quando arriviamo, dentro non c'è nessuno. Rimanendo sulla soglia riusciamo a intravedere un letto con sopra alcune coperte alla rinfusa, delle bottiglie di vetro, un pacco di sigarette. Questa stanza, sporca e nauseabonda, tornerà a popolarsi solo con l'arrivo della notte. Sbandati che di giorno se ne vanno in giro per la città e al calar della sera animano quello che un tempo, specie nella prima settimana di maggio, quando si svolgeva la Fiera Campionaria Nazionale, era un crogiuolo di voci, accenti diversi, famiglie festose che si aggiravano tra i tavoli
cestinari pieni di mercanzie colorate. La prima edizione è datata 1985, l'ultima, come dicevamo, 2008. Poi il silenzio, le promesse disattese e il lavoro della magistratura. La città aspetta e spera in tempi migliori. E allora torniamo sulla notizia della morte di una giovane donna di 22 anni, originaria di Lago Negro e residente da tempo a Praia Mari, di cui vi abbiamo riferito nel corso del TG delle 17, questo perché ha trovato conferma nel prosieguo delle indagini l'ipotesi che la ragazza si sia suicidata. Le indagini sulla morte della giovane, che viveva con il suo compagno, vengono svolte dai carabinieri della compagnia di Scalea con il coordinamento del PM della Procura di Paola, Giovanni Calamita. In queste ore si stanno effettuando tutti gli accertamenti possibili per fare piena luce sull'episodio. La giovane donna è stata trovata senza vita sul pianerottolo di casa. I militari hanno sentito alcune persone, tra le quali anche il compagno, che al momento del fatto non si trovava nell'abitazione. Continuiamo con la cronaca. 100 euro per sbloccare il computer. Questo è il messaggio che appare su molti PC collegati ad internet e porta la firma, ovviamente falsa, della Polizia Postale. Sono centinaia le segnalazioni che stanno arrivando in questi ultimi giorni alle forze dell'ordine. Marisa Fallico. State navigando su internet, all'improvviso il PC si blocca e appare il logo del CNAIPIC, il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche della Polizia, che vi invita a pagare 100 euro per ottenere i codici con cui sbloccare il sistema. Guai a pensare ad un intervento salvifico e provvidenziale della polizia. Siete incappati nella rete di un hacker che, utilizzando un server russo, ha messo in piedi una grossa truffa grazie ad un particolare virus. Primo consiglio da parte della Polizia Postale, che ha diramato l'allerta per mettere in guardia gli utenti del web. Non pagare assolutamente nulla, dotarsi di un antivirus e aggiornarlo costantemente, non navigare con diritti di amministrazione. Sono tante le persone cadute nella trappola, da qui l'intervento da parte della Polizia Postale del Ministero. Il virus appare soprattutto quando si accede volontariamente o involontariamente a siti per soli adulti, quindi porno. L'utente, vedendo comparire il logo del Centro Nazionale Anticrimine Informatico, potrebbe ritenerlo vero, immaginando un controllo normale da parte della Polizia Postale, ma così non è. È il virus che sostituisce la pagina contraffatta a quella che l'utente sta cercando o visionando, creando così una falsa situazione di pericolo. Comunque l'importante è non farsi spillare i soldi. Purtroppo le insidie sulla rete sono tante, sempre nuove. La fantasia di hacker e truffatori non ha limiti. Ovviamente l'allerta vale anche e soprattutto per i ragazzi che navigano molto sulla rete e che potrebbero incappare nel falso blocco del sistema. Cambiamo argomento, adesso le immagini della fiera di San Giuseppe a Cosenza, che animerà le vie del centro in questo weekend. Vediamo. È stata ufficialmente inaugurata la storica Fiera di San Giuseppe, nata ai tempi di Federico II come Fiera della Maddalena e che negli anni ha segnato l'arrivo della primavera. Una primavera anche commerciale per la città dei Bruzzi, che sulle attività imprenditoriali ha fondato le sue radici. Da quest'anno la fiera ha cambiato parzialmente sede e modalità di svolgimento. Accanto alla parte prettamente commerciale ci sono anche tanti appuntamenti culturali e di spettacolo. Una grande festa, è la festa anche della primavera. Sono giornate bellissime, una fiera che adesso, così come si svolge lungo il Viale Parco, partendo dal centro storico, praticamente tocca tutta la città, quindi è facilmente raggiungibile, accessibile da tutti i cittadini, sia dalla parte est che dalla parte ovest, dal centro città che da Via Popilia, quindi tutti possono venire, anzi invito tutti a fare questa lunga passeggiata distensiva, con uno spazio adesso che è reso più agevole, perché ci sono le aree centrali a verde. Gli spazi sono anche sufficienti per portare delle carrozzine, per fare in modo, insomma, che tutti possano, anche le persone anziane, fare una passeggiata distensiva lungo questa fiera e quindi, voglio dire, visitare meglio anche gli espositori. La fiera dunque quest'anno si innesta nella parte nuova della città, ma il cambiamento non sembra aver prodotto alcun disagio. Per quanto riguarda tutti i visitatori che provengono dalla provincia, dall'altra parte della regione, abbiamo predisposto attraverso le varie uscite
dei grandi parcheggi con dei servizi navetta, quindi credo che tutta questa organizzazione abbia anche consentito di diminuire, diciamo, il traffico, che in queste occasioni, voglio dire anche nel passato, ovviamente per la presenza di tante autovetture, di tante persone che arrivano in città, c'è un sovraccarico, quindi, di mezzi. Però devo dire che, almeno in questa prima giornata, non c'è stata neanche questa, nonostante le presenze siano aumentate e siano aumentate anche le presenze degli espositori. E adesso nelle nostre pillole di economia parliamo della riforma del mercato del lavoro. Sentiamo. Il cantiere sulla riforma del lavoro pare sia giunto al termine. Il governo ha approntato la versione definitiva della riforma e quindi possiamo già esprimere qualche valutazione su quello che è il lavoro che verrà. Direi che si è partorito praticamente un topolino, la riforma lascia scontenti praticamente tutti, lascia scontenti i rappresentanti della grande impresa, soprattutto i rappresentanti della piccola impresa. Non si capisce come sia possibile in un momento come questo varare una riforma sul lavoro che si basa su un aumento del costo del lavoro, perché la sorpresa che alla quale imprese e lavoratori si troveranno all'indomani del varo della riforma è che aumentano i contributi a carico degli imprenditori sulle assunzioni. Questo, in questo momento difficile dell'economia del Paese, è assolutamente inaccettabile. Così come è inaccettabile, ecco, questo tentativo di trovare un equilibrio, poi non si capisce su cosa. Da una parte si vogliono alleggerire le garanzie agendo sul famigerato articolo 18, ma non si agisce in misura veramente efficace. Dall'altra, tutte le conquiste in materia di flessibilità che erano state raggiunte negli anni attraverso i contratti a progetto, attraverso il job and goal, attraverso la flessibilità nei rapporti part-time, vengono attaccati perché vengono considerati come, diciamo, degli agenti questi di precariato. In realtà a noi ci sembra che quella famosa divisione fra di protetti e non protetti continui, nel senso che diciamo, si svuota progressivamente il recipiente dei protetti e si riempie sempre di più il recipiente dei non protetti. Il mondo imprenditoriale su questa linea pare si sia ben attivato, nel senso che ritiene la riforma insoddisfacente e si accinge addirittura a risolvere anticipatamente i contratti collettivi in corso. Viceversa, le forze politiche hanno dichiarato la propria soddisfazione per la bozza della riforma Monti. Ecco un'altra occasione che forse dimostra come effettivamente la classe politica non riesce più ad interpretare i reali fabbisogni e le reali aspettative della società civile e soprattutto la reale aspettativa dell'Italia che lavora. In chiusura diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Tutto, l'informazione torna alle 22:30, grazie per averci seguito, buona serata.